E veniamo adesso alla visita in Italia del presidente del Nicaragua, Daniel Ortega. Il leader sandinista ha incontrato oggi i massimi vertici istituzionali italiani. Al centro dei numerosi colloqui, la grave crisi economica che attanaglia il Nicaragua. Al governo italiano Ortega ha chiesto sostegno politico e finanziario. Mancano poche settimane al decimo anniversario della rivoluzione sandinista e il Nicaragua arriva esausto a questa meta. La guerra dei contras lungo i confini e il blocco pressoché totale dei finanziamenti occidentali sta portando il paese al collasso. Ad affermarlo è stato lo stesso presidente Ortega. Il regime sandinista ha bisogno di un finanziamento di emergenza da parte della comunità europea di 250 milioni di dollari. Nessun risultato concreto è stato però raggiunto nell'incontro di oggi con il presidente del Consiglio De Mita. La solidarietà nei confronti del Nicaragua si scontra con un conflitto che nella regione centroamericana ha fatto negli ultimi 8 anni decine di migliaia di morti. Guerra che molto faticosamente ora si sta avvicinando ad una composizione. Questo conflitto, dice Ortega, è un'eredità che Reagan ha lasciato ai governi centroamericani e alla stessa amministrazione Bush. Ora il problema è quello di mettere fine a questa politica, di conquistare la pace. Daniel Ortega è stato poi ricevuto dal presidente Francesco Cossiga. È stata solo una visita di cortesia, come hanno sottolineato le fonti del Quirinale, ma che dimostra e conferma l'interesse dell'Italia per la crisi centroamericana. Come negli altri incontri con le autorità italiane, l'auspicio di Cossiga è stato quello di un rapido progresso nel processo di pace in Centro America, che vada di pari passo con la democratizzazione del Nicaragua.